La più cordiale buona serata agli amici della Palla Spicchi, siete collegati con il Palla Ravizza di Pavia, 28esima giornata del campionato di Serie B Old Well West, è la 13esima giornata di ritorno, quindi oltre questa mancheranno solo due partite al termine della regular season. La Vinteras Omnia Basket Pavia che riceve la visita della Whole Food Fiorentina Basket, quindi match assolutamente di cartello. Pavia che si trova spalle al muro, la inopinata sconfitta di Empoli ieri con Siena ha riacceso una tenue fiammella di speranza per quanto riguarda l'approdo alla post season. Pavia è praticamente condannata a fare 3 su 3 nelle ultime tre giornate, sperando poi che Empoli si fermi a quota 30, quindi incassi altre due sconfitte, perché in caso di arrivo a pari punti con gli empolesi e con Oleggio Pavia sarebbe fuori dai giochi, mentre in caso di arrivo a quota 32 da sola o comunque in compagnia di Oleggio, come è molto probabile, Pavia avrebbe invece il vantaggio degli scontri diretti. Quindi comunque al di là di questi conti della serva c'è una partita ad elevatissimo coefficiente di difficoltà da cercare di portare a casa. Pavia purtroppo in settimana è stata privata da una decisione abbastanza cervellotica del giudice sportivo della FIP Lombarda, che ha squalificato Capitan Di Bella, che era presente in qualità di vice allenatore di una partita di Serie D e è stato identificato in maniera piuttosto rocambolesca come autore di comportamenti riguardosi nei confronti dei fischietti, è stato sanzionato con una inibizione, il ricorso è stato accolto diciamo parzialmente, quindi con una decisione un po' cerchio bottista, se ci passate l'espressione, alla fine l'inibizione è stata ridotta di 3 giorni, quindi il Dibo sarà regolarmente in campo nel prossimo match interno, quello di domenica 14 aprile con Montecatini, ma sarà costretto invece a guardare il match di oggi in tribuna qui dietro di noi. Quindi assenza pesante per Pavia e avversario davvero top. Firenze è terza in graduatoria, Firenze avrebbe bisogno di 2 punti per blindare definitivamente il quarto posto e ovviamente per cercare magari con una vittoria di consolidare il terzo attualmente occupato dagli uomini di Andrea Nicolai. Firenze arriva a Pavia con 38 punti, 19 vinte, 8 perse. Squadra che è il miglior attacco del torneo con oltre 79 punti di media ed è la seconda miglior difesa. Tra l'altro i numeri sono impressionanti anche per quanto riguarda la voce rimbalzi. Firenze è la miglior squadra a rimbalzo del torneo. Recupera per l'occasione tra l'altro una torre come Gino Cuccarolo, che dall'alto dei suoi 2 metri e 22 centimetri è un giocatore assolutamente decisivo dal punto di vista fisico a queste latitudini. A Pavia diciamo che non ne gira bene una, ora vediamo se i ragazzi di Pat Baldiraghi troveranno una partita di grande cuore, di grande orgoglio e ovviamente di contenuti tecnici importanti per riuscire a ribaltare il pronostico, che ovviamente pende al di là del fattore campo decisamente dalla parte della All Food Fiorentina Basket. Tutto pronto a partire, gli arbitri sono Berger di Savigliano, provincia di Cuneo, e Naftali di Torino. La vittoria di Pavia è comunque fondamentale perché la diretta concorrente in chiave play-out, cioè Montecatini, è impegnata in un ostico match interno con Omegna, quindi una contemporanea sconfitta dei termali e una vittoria di Pavia garantirebbe comunque l'aritmetica certezza a Pavia di disputare la Serie B senza passare attraverso la fastidiosa post-season rappresentata dai play-out. Quintetto di Pavia che va a schierarsi, Mascherpa che oggi giocherà in posizione di playmaker, affiancato da Fazioli, da Benedusi, da Spatti e da Crespi. Ora vediamo le scelte di Andrea Nicolai, indimenticato Bomber, è il sesto marcatore italiano di sempre, il giocatore di Montecatini Terme, una vita tra Montecatini, Roma, Forlì, Treviso, ha girato davvero in lungo e in largo lo stivale sforacchiando retine in ogni circostanza. Allora la scelta di Montecatini è quella abituale, cioè 3 playmaker praticamente in campo schierati rispettivamente nello spot di 1-2-3, cioè si parte con Savoldelli, con Momo Touré e con Capitan Berti, che va, pur essendo appunto un playmaker di formazione, va a schierarsi come numero 3 tattico, poi Nicola Bastone e Diego Banti a completare il quintetto. Saremo affiancati in cronaca come sempre
dal collega Fabio Sacchi della provincia pavese, al quale diamo il benvenuto. Buonasera Fabio. Buonasera a tutti. Adesso entriamo nel vivo della contesa e poi lo attiveremo. Si parte con Fazioli che va a giocare il primo possesso offensivo per Pavia. Palla nelle mani di Alessandro Spatti per Crespi che va a innescare Fazioli, che gioca uno contro uno sulle tacche, marcato da un uomo Touré, sbaglia, finisce corta la conclusione del regista trevigiano, il rimbalzo controllato da Banti. Touré che si butta dentro, subisce il contatto falloso di Fazioli, sbaglia, quindi non si perfeziona il gioco da 2-1. È chiaro che Firenze, oltre ad essere una squadra di grande qualità, è anche una squadra di assoluta profondità. Sappiamo che è priva del proprio go-to guy di Sebastian Vico, che ai box in questo momento per una frattura alla mano, ma nel mercato di riparazione ha comunque inserito un giocatore di spessore dalla Serie 2 di Udine come Salvatore Genovese, che era già stato a Firenze lo scorso anno. Qui dalla panchina comunque può permettersi addizioni che si chiamano appunto Genovese, che si chiamano anche Cuccarolo, quindi sarà davvero un esame terribile per Pavia. Muove il tabellone Mohamed Touré, quindi 2-2 per il regista rientrato a Firenze dopo un solo anno. Fazioli che supera la metà campo, marcato da Savoldelli, under di assoluto lusso, giocatore che va oltre 9 a partita pur essendo appunto un classe 97, mentre Momo Touré, che è un ottimo difensore, va a occuparsi di Mascherpa. Mascherpa che affida a Spatti, che non va a attaccare il mismatch, preferisce andare in centro area dove Crespi prova ad attaccare Berti, sbaglia la misura dell'appoggio al cristallo. Firenze può partire, Berti per Touré, aperto in angolo da 3 punti, sbaglia Spatti che lavora bene a rimbalzo, ora potrebbe Fazioli aprire il contropiede. Crespi, vediamo se va a attaccare Berti, va a realizzare con un buon giro dorsale, quindi primi due per Pavia. Recupero difensivo su Touré, palla nelle mani di Diego Banti, ora c'è un mismatch visto che Banti è marcato da Nicolò Benedusi. Pavia che va a cambiare su tutti i blocchi, nuovo mismatch, Banti andrà ad attaccare, a lavorare in semigancio, invece no, ribalta per Bastone che si prende una soluzione di 2 punti, va a realizzare, morbida la conclusione, vantaggio Firenze 2-4 e andiamo in cronaca con Fabio. Benedusi si carica di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria, marcato da Berti che è molto aggressivo, palla ora a Mascherpa che tenta di sfruttare il mismatch. Mascherpa 1 contro 1, palleggia destro e tiro e canestro, 4 pari. Ottima soluzione di Giulio Mascherpa, che oggi avrà il doppio compito di dover essere sia realizzatore che assist man in quanto appunto playmaker di questa squadra. Ora Berti che non sa cosa fare, Bastone dentro la palla per Touré che si gioca l'uno contro uno con Mascherpa, sbaglia il tiro, Spatti al rimbalzo non la prende, anzi palla che rocambola sul piede del numero 13 Berti che prova l'azione solitaria, una serie di finte e poi il fallo fischiato dagli arbitri, fallo probabilmente di Crespi ed effettivamente è così, saranno 2 tiri liberi per il numero 13 Berti. 2 tiri liberi per Simone Berti. Il primo va a bersaglio, 5-4 per gli ospiti. Pavia distratta in queste ultime due azioni difensive, non è riuscita a prendere il rimbalzo, Berti fa 2-2 e allora 6-4 dopo che sono passati poco più di 2 minuti. Ora Mascherpa sulla pressione avversaria, se Soldi marca si francobolla a Fazioli, ora Spatti dentro per Crespi che si gioca l'uno contro uno, taglia fisica superiore Crespi che però sbaglia il tiro, prende il suo rimbalzo, ancora fuori per Mascherpa, ora 11 secondi per concludere l'azione, Mascherpa marcato da Savoldelli e fallo lucrato da Mascherpa a 7 secondi dalla fine dell'azione, primo fallo di Savoldelli. Medusi andrà a battere la rimessa, esce Fazioli che aspetta l'uscita a sua volta di Mascherpa, Fazioli prende però il blocco di Spatti, lo ritrova sotto canestro marcato da Savoldelli, mismatch, sbaglia il tiro ma ancora Crespi a rimbalzo e altro fallo subito. Ottima presenza fisica di Crespi a rimbalzo offensivo. Banti al suo primo fallo
e Firenze al suo secondo fallo di squadra. Ora Benedusi ancora alla rimessa, tenta di smarcarsi Spatti, ora non sa a chi recapitare il pallone, che arriva in questo momento a Benedusi, blocco di Spatti, Benedusi lo ritrova sotto canestro, nuovo mismatch, Spatti in fadeaway sbaglia, probabilmente viziato da un fallo, Touré si scatena in contropiede fuori per Bastone che non tenta la tripla, Savoldelli ora tenta di ragionare, blocco di Banti che poi rolla sotto canestro, due punti per Banti e 8-4 per Firenze. Pavia deve limitare sicuramente le scorrimarie offensive degli avversari, che sono la prima squadra per punti realizzati del campionato. Ora Benedusi, scarico brutto per Spatti, intercettato, ancora palla sotto e Bastone può appoggiare al canestro ma si mangia due punti letteralmente, altro rimbalzo offensivo dello stesso Bastone e due punti effettivamente arrivano. 10-4 e time out per coach Valdiraghi. Ora Paolo, sicuramente un approccio pessimo di Pavia, soprattutto dal punto di vista difensivo, l'abbiamo detto, Firenze è una squadra che segna tanto e se gli permetti tre o quattro rimbalzi ad azione, ovviamente Pavia non ha chance di vincere questo match. L'abbiamo sottolineato in precedenza, Firenze è una squadra che va con 40 rimbalzi a partita di media, quindi la prima squadra in questa specialità. Da subito lo ha fatto vedere, sono arrivati molti secondi tiri e sono stati comunque convertiti. È chiaro che c'è una differenza fisica piuttosto evidente, Berti che gioca numero 3, in teoria sarebbe un playmaker di quasi 2 metri, quindi ha sicuramente una fisicità importante, senza contare Banti, sono tutti giocatori molto esperti, Pavia deve eseguire bene. Firenze sta difendendo con il fatto di giocare comunque con 3 playmaker praticamente costantemente in campo, è molto controllata anche nelle letture, nelle scelte offensive. Pavia deve eseguire perfettamente in attacco, è abbastanza condannata a questo, non può davvero permettersi di sprecare nulla. Squadre che rientrano in campo in questo momento, dopo che sono passati 4 minuti in questo primo quarto, e Benedusi alla rimessa, un po' di pressione da parte di Firenze, Savoldelli e Touré in prima linea, poi Berti come abbiamo detto, Bastone al centro del campo e Banti che agirà da numero 5 e si occupa di Spatti. È entrato nel frattempo anche Torgano, Pavia fatica addirittura a fare la rimessa e Benedusi comunque è bravo a scagliare il pallone contro Savoldelli e riottenere la rimessa. Ora ricevitore che è Torgano e che riconsegna palla a Benedusi. Benedusi ora è in punta, marcato da Berti, grande pressione difensiva, probabilmente un fallo, e Benedusi che va in penetrazione sbaglia il tiro, gli arbitri non ravvisano nessun fallo, Berti può spingere in transizione, Savoldelli gli ha 3 punti, sbaglia però, è rimbalzo di Spatti che lancia lungo a Benedusi, ma pessimo passaggio di Spatti e palla persa di Pavia, l'ennesima, Savoldelli per Banti in arresto e tiro e canestro, 12-4, 4 punti di Banti e ora parziale che si allunga, parziale di 8-0 per gli ospiti. Ora Benedusi per Spatti che aspetta l'uscita, altra palla persa di Spatti che stava aspettando l'uscita appunto di Torgano, Spatti che però si rifà in difesa, palla persa da Firenze e ancora palla per Pavia, 12-4 dopo 5 minuti di gioco. Ancora rimessa per Benedusi, ancora pressione da parte di Firenze, Pavia sta facendo una grande fatica ad impostare l'azione, Fazioli adesso supera la metà campo offensiva, la metà campo difensiva e aspetta l'uscita di Mascherpa. Banti, ora Mascherpa accoppiato a Banti, lo prova ad attaccare in uno contro uno, non riesce a creare vantaggio, ancora Banti che però si fa soffiare il rimbalzo da Mascherpa, Fazioli fuori per Torgano in penetrazione e fallo di Banti, probabilmente il secondo fallo, Torgano andrà in lunetta con 2 tiri liberi, effettivamente è così, secondo fallo di Banti, esce Fazioli ed entra Manuelli, Manuelli che dovrà tentare di dare una scossa a Pavia e entra anche Gino Cuccarolo che sicuramente si farà sentire sotto le plance. Cuccarolo che si andrà a accoppiare sicuramente con Spatti, quantomeno per Pavia,
Ora tolgano con due tiri liberi a sua disposizione, il primo realizzato, 12-5. Ovvia che sta facendo una fatica incredibile in attacco. Ancora tolgano 2-2, 12-6. E Savoldelli che imposta per Bastone, circolazione perimetrale che premia Cuccarolo, fuori per Savoldelli, altra tripla e altro errore per Savoldelli, 0-2 per lui, ma a rimbalzo probabilmente spinta di Manuelli, che spinge secondo gli arbitri. Ora arbitri che vanno a redarguire coach Baldiraghi. Firenze alla rimessa laterale con Berti. Pubblico scatenato in questi primi 6 minuti di gioco. Ora Berti andrà con la rimessa da fondo, che premia l'uscita di Savoldelli, in palleggio in arresto e tiro, sbagliato. Torgano si fa soffiare il rimbalzo e ancora Savoldelli che può impostare una nuova azione offensiva per Firenze, fuori per Berti, la tripla di Berti completamente sbagliata e contropiede primario per Pavia con Manuelli che scarica Torgano, tripla aperta, sbagliata però dal numero 0 Pavese, però ottimo tiro di costruito da Pavia e in fallo di Mascherpa. Primo fallo di Mascherpa, bonus esaurito da Pavia e ora entra anche Genovese per Firenze. Entra il numero 11 Genovese, esce Berti che ha sbagliato l'ultima conclusione da oltre l'arco della sua squadra. Ora Savoldelli con la palla in mano, marcato da Mascherpa. Savoldelli aspetta il blocco di Touré, cambio che avviene in questo momento. Touré prova a giocare spalle a canestro proprio contro Mascherpa, in arresto tiro in fadeaway e canestro, 14-6. Ora Mascherpa che riceve la rimessa da Spatti, si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria, scambio con Torgano, Mascherpa in penetrazione, fallo del numero 11 e nuovo entrato Genovese, e saranno due tiri liberi per Mascherpa. Rientra Riccardo Crespi, esce Spatti che ha bisogno sicuramente di un po' di riposo. Rientra Crespi, esce Spatti, laterale Pavia. Ora laterale per Pavia con Benedusi che andrà a rimettere il pallone in campo. Blocco di Torgano che favorisce l'uscita di Mascherpa, marcato, anzi francobollato sia lui Touré, Mascherpa che lo batte nel primo passo, scarico per Manuelli che va in penetrazione, canestro e fallo di Manuelli e 14-8. Ecco Paolo, questo è sicuramente quello che deve fare Pavia, continuare ad attaccare nonostante un po' di nervosismo soprattutto per l'inizio in attacco, e ora Manuelli deve dare anche lui la scossa dalla panchina. Sì, Pavia, allora, il metro in questi 6 minuti è stato esterofilo a dir poco. Pavia deve comunque stare sul pezzo, non innervosirsi, attaccare decisa. Prima o poi speriamo che comunque i signori in grigio piemontesi comincino a cambiare questo modo di valutare. Quindi Pavia deve andare a cercarsi penetrazioni, deve andare ad attaccare decisa al ferro come ha fatto Manuelli anche in questo caso, e finalmente trova il fallo di Bastone. Pavia deve essere decisa, finora ha giocato una partita un po' troppo pulita. Pavia deve essere più reattiva in difesa e soprattutto più cattiva in attacco, deve leggere, andare al ferro decisa. Purtroppo Manuelli sbaglia, di solito è un giocatore preciso dalla linea della carità. Quindi due liberi sbagliati consecutivamente per Manuelli che realizza. Quindi 9-14, Pavia che riesce ad accorciare la forbice. 3-22 da giocare in questo primo periodo. Doppio cambio dentro Drocker in luogo di Savoldelli e torna capitan Berti per Nicola Bastone. Ora Drocker rimette il pallone in campo, Touré ad impostare, zona 2-3 per Pavia che probabilmente si adeguerà, e infatti è così a uomo in questo momento. 15 secondi sul cronometro dei 24 per gli ospiti. Sbagliato il tiro di Touré, ma rimbalzo di Gino Cuccarolo che si fa sentire sotto le plance, sbaglia però anche il secondo tiro e Torgano che strappa il pallone,
Benedusi può portare la palla nella metà campo offensiva avversaria, consegna a Torgano, blocco di Crespi, Torgano in palleggio a destra e tiro, sbagliato con grande sfortuna e Crespi non riesce a concludere il tap-in. Berti in contropiede per Touré, ancora per Berti, palla sotto a Cuccarolo, bellissima azione degli ospiti che ritornano sul più 7, 16 a 9 a 2.30 dalla fine di questo primo quarto. Ora Benedusi che prova in uno contro uno e realizza, batte il numero 11 genovese, ottima azione solitaria di Benedusi. Ora Drocker proprio per Genovese con la tripla aperta, sbagliata, rimbalzo lungo di Mascherpa che spinge in contropiede, Mascherpa in virata, scarico per Benedusi che si trova però alle mani protese di Cuccarolo, ancora Mascherpa, blocco di Crespi, azione molto veloce e che numero di Giulio Mascherpa in virata, e sono 4 per lui, 16 a 13 e Pavia che ritorna a meno 3 in questi, e ora mancano 2 minuti alla fine di questo primo quarto. Drocker aspetta il blocco di Berti, ora accoppiato a Mascherpa, spalle a canestro, Berti prova a in azione solitaria, canestro meraviglioso anche di Berti con la mano sinistra a destra. Manuelli che imposta lui questa volta l'azione offensiva di Pavia, ancora Manuelli scambia con Torgano, blocco di Crespi, Manuelli ora accoppiato a Cuccarolo, dovrà provare a batterlo in uno contro uno, Cuccarolo però riesce a tenere, ancora Manuelli fuori per Benedusi, non prova la tripla ma batte in penetrazione Berti e sono altri due per Benedusi che per un soffio non recupera anche il pallone, rimessa sarà a differenze ma sicuramente atteggiamento diverso di Pavia, cambio, esce Mascherpa, entra Fazioli, 18-15, ancora meno 3 per Pavia che ora dovrà provare a difendere. Entra Udon per Touré che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro in difesa su Mascherpa che nelle ultime azioni è sicuramente stato più bravo del suo diretto avversario. Ora Cuccarolo isolato in punta, aspetta l'uscita di Berti, blocco che non arriva in questo momento di Cuccarolo, altro pick di Cuccarolo che viene ritrovato sotto canestro, fallo di Benedusi che manderà in lunetta Cuccarolo con due tiri liberi. Benedusi che ha tentato la stoppata non riuscendo però nel suo intento. Ora Cuccarolo con due tiri liberi, proteste dalla panchina fiorentina, chiedeva l'antisportivo, l'antisportivo che non è arrivato ma probabilmente non c'era neanche bisogno di queste proteste in quanto Benedusi ha cercato il pallone, ha trovato in parte pallone, in parte il braccio. Sono comunque due tiri liberi per Cuccarolo quando manca ormai un minuto alla fine di questo primo quarto, un primo quarto abbastanza spezzettato. Cuccarolo realizza il primo tiro libero, mano educata per Cuccarolo che in questa stagione viaggia a 12,5 punti di media in 20 minuti sul parquet, ancora Cuccarolo 2 su 2, 20 a 15 e pressione ancora di Firenze, Benedusi la batte tranquillamente con l'aiuto di Manuelli che ora ha il pallone in mano, zona per Firenze, ora Fazioli, blocco di Crespi per Benedusi, circolazione perimetrale che premia Manuelli, tripla sbagliata e contropiede primario di Drocker che aspetta Udom, ancora palla sotto per Cuccarolo accoppiato a Benedusi, ovviamente mismatch che Cuccarolo proverà a sfruttare, però sbaglia incredibilmente l'appoggio a canestro e Torgano in contropiede anche lui, fuori per Benedusi che predica calma e la passa a Fazioli che tenterà di sfruttare il mismatch proprio contro Cuccarolo quando mancano ormai 9 secondi alla fine dell'azione e del quarto. Ottimo l'assist, però Crespi si mangia due punti sull'assist di Fazioli e stoppata di Benedusi. Finisce 20 a 15, un primo quarto che Pavia sicuramente, come sottolineavamo prima, è iniziato male, ma che adesso sia in fase difensiva sia in fase offensiva ha rimesso le cose a posto, possiamo dire così. Sì, Pavia deve
giocare questa partita non certo di fioretto, deve giocare una partita di grande intensità, di sacrificio. Firenze è una squadra pesante, soprattutto in questo assetto con Cuccarolo, quindi è chiaro che Pavia deve lavorare per cercare di attaccare aumentando le cadenze senza far schierare la difesa, puntando il ferro, e quando è riuscita è andata comunque fino in fondo. È chiaro che Firenze è una squadra che ha grande qualità in attacco, avanti di 15 malgrado lo 0-8 complessivo da 3 punti, quindi è chiaro che le chiavi con cui Firenze può spaccare la partita le abbiamo già viste. Abbiamo visto dei mismatch, abbiamo visto dei giochi alto-basso per innescare l'illegalità fisica di Gino Cuccarolo. Pavia deve, è chiamata ad una partita davvero ai confini della perfezione se vuol provare a strappare il referto rosa. Pavia che peraltro non sta certo tirando con cifre irreprensibili, 6-16 da 2, 0-2 da 3 punti per quanto riguarda la truppa di Pat Baldiraghi. Toscani invece viaggiano 7-11 da 2, ovviamente a sottolineare una volta di più la loro estrema pericolosità nei pressi del Cristallo. 0-8 da 3 punti, i punteggi individuali dicono per Pavia 3 di Manuelli, 2 di Fazioli, 4 di Benedusi, 2 di Crespi, 4 di Mascherpa. Per quanto riguarda la All Food sono 4 di Berti, 4 per Cuccarolo, 4 anche per Touré, 2 di Banti, 2 di Savoldelli, 4 per Bastone. Mascherpa 4, Crespi 2, Manuelli 3. Possesso palla per la All Food Firenze, inizio il secondo quarto. Ancora qualche istante e si ritornerà a giocare questo secondo quarto con Drocker pronto alla rimessa. Berti riceve il pallone marcato da Benedusi, Berti che ricordiamo agisce da playmaker. Benedusi gli caccia il pallone, ancora Berti però che lo recupera, blocco di Cuccarolo, ottima difesa di Benedusi. Cuccarolo però riceve troppo solo sotto canestro e realizza due punti troppo semplici. Non è arrivato l'aiuto al centro d'area, ecco, però l'ha potuto infilare questi due punti con assoluta tranquillità, per la verità con l'aiuto anche del ferro. Cuccarolo che recupera però anche il pallone in fase difensiva, Berti può spingere la transizione per Udom, rimasto in campo dopo una prima apparizione veloce nel primo periodo. Genovese prova a spalle a canestro a battere Torgano e si appoggia al tabellone, un canestro davvero pazzesco. Gioco da biliardo per Genovese, ora Manuelli, cambio che vede Drocker marcato a Crespi, fallo di Drocker che si è appeso al braccio di Crespi per tentare di limitare la fisicità del numero 10 in maglia Pavia. Primo fallo di squadra per Firenze dopo un minuto di gioco in questo secondo quarto. Escono Fazioli e Crespi, rientrano Mascherpa e Spatti. Baldiraghi non può sicuramente prescindere dal suo fromboliere Mascherpa, che è ritornato proprio in campo ora per dare linfa vitale a un attacco abbastanza statico. Blocco di Spatti, cambio ancora che premia Mascherpa, accoppiato a Cuccarolo, prova a batterlo, scarico per Torgano, extra pass per Manuelli, fallo di probabilmente Genovese, ed è effettivamente così, secondo fallo. Ottima presentazione di Manuelli che si sta prendendo grandi responsabilità in attacco. Benedusi ora pronto alla rimessa, anticipo forte di Drocker, riceve in questo momento Torgano che consegna proprio a Mascherpa, blocco di Spatti, ancora nuovo cambio, Mascherpa prova a battere Cuccarolo e poi con un tiro abbastanza improbabile tenta la realizzazione che non arriva, e Drocker in transizione può sparare da tre punti, tiro però è lungo, rimbalzo di Spatti, fallo del numero 4 Drocker. Berti si sincera delle condizioni del numero 8 in maglia bianca, secondo fallo di Drocker che probabilmente lascerà il campo, ed è così. Rientrano Touré e Bastone, esce proprio Drocker e esce anche Genovese, che sicuramente non ha inciso in questa prima metà di gara, in questa sua prima apparizione in campo. Ora Benedusi pronto alla rimessa, 24-15 però per Firenze, e Pavia che non si schioda da quel 15 realizzato nel primo quarto. Ora Manuelli sulla grande pressione di Udom,
per Torgano. Ora uscita di Benedosi, accoppiato a Cuccarolo, che fino adesso sta tenendo molto bene i cambi difensivi. Ora Torgano con la tripla, 24-18, tripla fondamentale per sbloccare Pavia. Ora Berti per Cuccarolo, fuori ancora per Touré, grande esplosività del numero 23 in maglia Firenze. Ora Cuccarolo accoppiato a Spatti, semigancio sbagliato ma recupera rimbalzo e Spatti è costretto al fallo. Ovviamente se Cuccarolo riceve così profondo è alquanto impossibile fermarlo. Primo fallo comunque di Spatti, situazione falli per Pavia comunque non cattiva. E ora due tiri liberi per Cuccarolo, che proverà a incrementare il vantaggio della sua Firenze. Cuccarolo che segna il primo dei due tiri liberi. Ora seconda opportunità dalla linea della Carità. Sbaglia però Cuccarolo, rimbalzo lungo di Mascherpa. Cuccarolo che comunque ha già 7 punti a referto, è entrato ricordiamo dalla panchina. Mascherpa chiude il palleggio, fuori per Torgano che dovrà provare a battere Cuccarolo. E palla persa banalissima di Benedusi. Ecco Paolo, questo è quello che non deve fare Pavia, cioè perdere palloni banali, perché ogni azione è sicuramente fondamentale per provare a ritornare in partita. Sì, lo abbiamo detto, è un percorso davvero in salita quello che oggi è di fronte alla Vinteras. Pavia deve sprecare poco o nulla in attacco. Ovviamente nel momento in cui i 222 centimetri di Cuccarolo sentono moltissimo, Pavia è riuscita a lavorare bene quando è riuscita a prendere rimbalzo, attaccare a difesa non schierata. È chiaro che nel momento in cui l'attacco lavora in metà campo è arrivato un fallo tecnico. Alla panchina pavese, pronto Del Vecchio sul cubo dei cambi. Cioè, è chiaro che quando Pavia lavora in metà campo ovviamente l'ombrello difensivo di Cuccarolo si sente e come, perché è chiaro che sporca letture, sporca traiettorie di tiro. Ora Berti in lunetta, poi sarà il tiro libero per Simone Berti, per il fallo tecnico. Possesso fiorentino, Firenze che ha la possibilità di allungare. Ora due tiri liberi per Cuccarolo, che ha subito il fallo in precedenza da Spatti. Possibilità quindi per la All Food di allungare a cronometro fermo. Chiaro che Pavia, per arginare in qualche modo queste differenze fisiche, è costretta anche a spendere dei falli. 9 di vantaggio per gli ospiti, che possono andare in doppia cifra con Cuccarolo, 8 per lui, diventano 9, ovvero sostanziosissimo il contributo. Sono 10 di vantaggio per la All Food, 7.25 per andare all'intervallo. Manuelli pressato a tutto campo da Berti, supera metà campo in questo momento. C'è il lavoro difensivo di Cuccarolo che nega la ricezione a Mascherpa, davvero encomiabile comunque il contributo che Gino Cuccarolo sta dando su entrambe le metà campo. L'end-off tra Torgano e Mascherpa che va a attaccare Touré, la virata, lo step back, il gran canestro di Giulio Mascherpa, canestro di talento puro. Pavia deve vivere anche di queste soluzioni estemporanee. 8 da recuperare per la Vinteras, Touré aperto in angolo, il cambio difensivo marcato da Torgano, va da Bastone che prova ad andare sulle tacche ad attaccare Mascherpa, il giro e tiro sbagliato. Cuccarolo che senza saltare prende il rimbalzo in testa Del Vecchio e ora va col semigancio, sbaglia. Ora Torgano si prova a buttare, c'è il fallo però di Cuccarolo nella tonnara. Baldiraghi quasi non credeva alla fischiata arbitrale. Ora cambio chiamato a Nicolai, pronto a tornare sul parquet Nicola Savoldelli. Fuori Cuccarolo, applausi al suo coach, davvero partita di grande sostanza, ma d'altronde al di là dei guai fisici alla schiena, Cuccarolo in questo campionato è stato assolutamente un fattore. 9 con 5-6 in lunetta per lui e 4 rimbalzi e 3 falli subiti, niente da dire. Mascherpa che lavora in palleggio, 6-22 per andare alla pausa, prende il blocco di Del Vecchio che rolla e trova un'ottima schiacciata Bimane sulla
buonissima lettura di Nicolò Benedusi, quindi via che torna a due possessi di svantaggio, spazio per Udo ma perdono a tre punti, sbaglia e ora Pavia può andare in sovrannumero, però Torgano che invece di andare ad attaccare rimane aperto da tre punti. Altra buona lettura di Benedusi per Del Vecchio che istruisce il contatto che non viene fischiato e sbaglia. Palla in mani di Touré che si prende una buona soluzione dal palleggio e va a realizzare, quindi tornano 8 le lunghezze di margine. 5-44. Pavia che aveva voluto un fischio che poteva starci. A Scherpa che lavora dal palleggio, prende il blocco di Del Vecchio che ora va a rollare, avrebbe vantaggio fisico, ma Scherpa che attacca va in separazione rispetto a Berti e va a realizzare un altro canestro di talento puro per il bomber pavese che arriva a quota 8 e riporta Pavia a 6 di svantaggio. 24-30, c'è il timeout chiamato da Andrea Nicolai. Sì, due grandi canestri di Giulio Mascherpa hanno dato un po' la scossa a Pavia e anche e soprattutto l'assist di Benedusi per Del Vecchio è stato perfetto. Del Vecchio che è riuscito in grande tranquillità a schiacciare il pallone e ora Pavia si riporta a meno 6. Firenze deve sicuramente parlarci su e soprattutto in questa ultima fase la difesa che era stata fondamentale per creare questo primo vantaggio fiorentino ora non ha sortito gli stessi effetti del primo quarto e mezzo, possiamo dire così. Ora Pavia dovrà ritornare in campo più aggredita che mai, soprattutto in fase difensiva, ora che Coccarolo è stato panchinato, anche perché Cuccarolo ha dato un contributo fondamentale come ricordavamo prima, e ora entra il numero 15 Banti, esce Udom, quindi quintetti invariati a parte questo cambio che abbiamo appena sottolineato. Ora Berti alla rimessa, è rientrato anche Savoldelli che sicuramente dovrà dare una mano anche in fase di playmaking. Touré a impostare l'azione offensiva, marcato da Manuelli, ora Bastone che non riesce a trovare sotto Berti, pallone che non riesce effettivamente ad arrivare per l'ottima difesa di Benedusi, palla sotto che arriva però in questo momento a Banti, ottima l'azione ma stoppata di Torgano e Berti che involontariamente dopo aver preso il rimbalzo colpisce Mascherpa. Berti si sincera ancora una volta delle condizioni del suo avversario, arbitri che comunque fermano il gioco, sarà ancora palla Firenze con 8 secondi sul cronometro dei 24, anzi no, meno 5 secondi sul cronometro dei 24, quindi Firenze dovrà affrettare i tempi quando mancano 5 minuti alla fine di questo secondo periodo. Rimessa laterale per Firenze, ora ancora qualche istante di attesa. Cinque secondi alla fine dell'azione fiorentina, effettivamente è così, e ora Berti con la rimessa laterale, marcato proprio da Benedusi che tenta di ostacolare l'uscita, fuori per Touré, marcato da Manuelli, Touré palleggia resto e tiro, altro gran canestro del numero 23 in maglia fiorentina, ottavo punto per lui. Ora Benedusi per Manuelli, blocco di Del Vecchio, marcato da Berti, cambio ancora una volta con Berti che finisce su Manuelli, lo può tranquillamente contenere ma Manuelli è più bravo di lui e lucra un altro fallo, quinto fallo degli ospiti, primo fallo per Berti. Ora Manuelli dovrà tentare di ridurre ancora una volta la forbice che è ritornata a essere di 8 punti. Primo tiro libero di Manuelli a bersaglio, 32-25, 4 punti per lui. Ora potrà rimpolpare il suo bottino, quinto punto per lui, 32-26. Ora Savoldelli che imposta
aspetta Berti che riceve in questo momento, uscita di Touré che riceve contro Del Vecchio. Touré prova a ubriacarlo con le finte, palleggia resto tiro, altro gran canestro di Touré che adesso si sta caricando la squadra sulle spalle. Touré che raggiunge quota 10, ora Mascherpa che scarica in emergenza per Manuelli. Manuelli che prova ad attaccare in uno contro uno ancora Berti, Del Vecchio non riceve palla, palla persa proprio dal numero 12 in maglia bianca. 4 minuti al termine di questo secondo periodo, 34-26, ribadiamo il punteggio. Una Pavia che ora sta tornando a fare fatica, soprattutto anche in fase offensiva, dove si è sostanzialmente stabilizzata a quota 26 grazie ai due tiri liberi di Manuelli, ma ora Touré ha preso in mano le redini dell'attacco fiorentino e si vede. Sì, adesso Baldiraghi ha cambiato marcatura spedendo il ministro della difesa per cercare di limitarlo. Touré è un giocatore di grande brillantezza fisica, ci ha fatto davvero molto molto male con una serie di iniziative dal palleggio in arresto e tiro. Ora c'è il fallo di Torgano sul tiro di Savoldelli, conclusione da due punti, quindi saranno solo due tiri liberi per Savoldelli. Chiaro che Firenze, lo abbiamo sottolineato, non è il miglior attacco del campionato per caso, ha ovviamente mille opzioni, quindi è stato il momento con Cuccarolo e quindi si è andati a cercare la fisicità di Cuccarolo nei pressi dell'anello, è stato il momento in cui palla a Touré che lavora e attacca dal palleggio. Pavia è chiamata agli straordinari difensivi e anche offensivi, a leggere le situazioni, a cercare di variare costantemente le tematiche, a cercare di correre, cosa non semplice perché sappiamo tutti che per correre bisognerebbe avere il controllo dei rimbalzi e Firenze è una squadra che fisicamente, anche quando non riesce ad andare a rimbalzo d'attacco, comunque tocca, rende sempre problematica poi la ripartenza. Firenze nuovamente avanti di 10 con questo mini break, 3.35 da giocare, Mascherpa che va dentro come un quarterback del football americano e va a prendersi nella tonnara un contatto falloso, quindi va a prendersi due tiri liberi e il fallo fischiato a Savoldelli, il secondo fallo per il classe 97. Fuori Torgano, rientra Spatti, sarebbe necessario anche che Spatti si accendesse per cercare di dare delle varianti in attacco, della pericolosità dal post medio. A bersaglio Mascherpa, 9 per lui. Doppia cifra per Giulio Mascherpa, cambio anche per Andrea Nicolai, fuori Savoldelli, dentro il play di scorta il giovanissimo Drocker, classe 2001. 8 da recuperare per la Vinteras, 3.33 per andare all'intervallo lungo, Pavia che prova ad allungare la propria difesa a tutto campo per mangiare comunque qualche secondo al possesso fiorentino. Palla alle mani di Capitan Berti, marcato faccia a faccia da Fazioli, va da Touré che si prende una soluzione cadendo lì indietro e va a realizzare un altro clamoroso canestro. 12 sono 6 in fila per Momo Touré, davvero chapeau. Nuovamente 10 di vantaggio per la All Food. Ora il cambio difensivo, Mascherpa contro Banti, brutto passaggio di uscita, intercettato da Bastone che può andare al contropiede solitario e va all'appoggio. Sono 12 di vantaggio per Firenze, 28-40, Pavia che ovviamente non può permettersi palle perse. Mascherpa a lavorare in palleggio per Benedusi che chiude il palleggio, va da Spatti, Spatti che deve necessariamente andare ad attaccare Banti, va fino in fondo, sbaglia però la conclusione in sottomano reverso e c'è il rischio che Firenze piazzi la sgasata giusta in questi minuti. Berti che chiuso da Spatti va a recapitare un gran pallone, arriva al minuto di sospensione da Baldiraghi, ovvio, per cercare di placare l'inerzia. Firenze ha piazzato il parziale giusto, 28-42. Sì, una Pavia che è ritornata sostanzialmente a essere quella del primo quarto, almeno dei primi 8 minuti del primo quarto, e Firenze che con questo ultimo assist di Berti è riuscita a andare avanti di 14 lunghezze. Ora Pavia
avrà il compito in questi 2 minuti e 27 di non farla scappare definitivamente, perché poi recuperare è sicuramente abbastanza complicato. Tuttavia che in casa ci ha abituato a ottime prestazioni contro squadre di alta caratura, anche se oggi sta facendo molta fatica, soprattutto grazie soprattutto a causa della grande difesa portata dagli ospiti, che sicuramente stanno mettendo le mani addosso. E Pavia che si è innervosita soprattutto nel momento in cui gli arbitri non hanno ravvisato 2 o 3 falli, e ora appunto avrà il compito di riportarsi sotto, quantomeno sotto la doppia cifra. Ora pressione ancora per Firenze, Fazioli che si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria, marcato da Drog, che ha sempre francobollato a lui. Altro cambio, Benedusi che batte il suo diretto avversario, va in penetrazione, non riesce a realizzare, Crespi non riesce neanche a correggere, allora Momo Touré a spingere la transizione offensiva di Firenze. Scarico per Drocker nell'angolo, tutto da solo, sbaglia però la conclusione e ottimo rimbalzo di Crespi, che finalmente si fa sentire anche a rimbalzo difensivo. Manuelli sul blocco di Crespi, altro cambio che Manuelli dovrà tentare di punire. Palleggio, arresto e tiro in step back e canestro. Ottimo il contributo di Manuelli, che raggiunge quota 7. Servirà anche lui per ritornare sotto. Ora zona per Pavia, che ritornerà sicuramente a uomo tra qualche istante. Ecco Benedusi, fallo in attacco del numero 15 Banti. Benedusi l'ha fatto sicuramente vedere bene, ma fallo che c'era e ci stava tutto. Fischiato il numero 15 Banti, il suo terzo fallo. Terzo fallo di Banti, ora rientra Cuccarolo, non propriamente un affare. Rientra Cuccarolo e decide Banti. Cuccarolo che ora si ritroverà contro Crespi, che potrà opporre il suo fisico. Sicuramente anche lui giocatore abbastanza imponente. Manuelli proprio contro Cuccarolo dovrà sfruttare il mismatch, prova ad attaccarlo in uno contro uno, aspetta che Crespi prenda posizione, fallo di Momo Touré. Secondo fallo di Touré, numero 23, che ha il suo secondo fallo. Crespi rimane un attimo a terra, poi si rialza. Touré comunque sportivo, si sincera delle condizioni dell'avversario. Esce proprio Touré e rientra Udom. Touré che ha spaccato la partita fino adesso con 3 canestri, quantomeno 3 canestri di alto coefficiente offensivo. Sono 12 di Momo Touré con 5 su 6 da 2 punti. Crespi realizza il primo tiro libero, dicevamo di Touré che ha uno 0 su 2 da 3 punti, che però per adesso non pesa, e 2 su 2 ai tiri liberi. Ora Crespi realizza anche il secondo tiro libero, quarto punto di Crespi, 42-32 con un minuto ancora da giocare in questo secondo quarto. Berti ancora contro la zona pavese, Spatti accoppiato a Drocker. Ora blocco di Berti sotto canestro per liberare Cuccarolo, accoppiato a Crespi, canestro e fallo. Cuccarolo, canestro convalidato. E fallo di Crespi. Poteva starci un fallo offensivo di Cuccarolo, che si è agganciato all'avversario. Resta il fatto comunque che è il suo secondo fallo, parlando ovviamente di Riccardo Crespi. Tiro libero aggiuntivo per Cuccarolo sul più 12 per Firenze, che può diventare più 13. Cuccarolo oggi davvero immarcabile. Più 13 che arriva in questo momento. 12 di Cuccarolo. Manuelli supera la metà campo difensiva, aspetta il blocco di Spatti, blocco che arriva in questo momento. Altro cambio che vede però Bastone contro Manuelli. Crespi riceve in questo momento sull'arco dei 3 punti, non può essere pericoloso, ma attacca a spalle a canestro Drocker, scarico per Fazioli, extra pass per Benedusi, ottima circolazione di palla e tripla di Benedusi, che si fa sentire anche in attacco, meno 10, l'avevamo detto poco fa, era importante per Pavia tornare a meno 10, ma Udom ha abbandonato sul perimetro e tripla, che punisce la distrazione difensiva di Pavia, che sicuramente non può permettersi queste distrazioni. Fazioli ora marcato proprio da Udom, cambio ancora, Cuccarolo accoppiato a Fazioli e Crespi accoppiato a Udom. Fazioli attacca Cuccarolo, palleggia, resto e tiro,
sbaglia però e Crespi non riesce a, anzi riesce a controllare il rimbalzo, sbaglia però il tiro e finisce così. Paolo, una Pavia che era riuscita a tornare a meno 10 ma ora è di nuovo a meno 13 a causa di una distrazione alquanto banale. Distrazione sì, detto che si trattava della prima realizzazione di Firenze dopo 11 tentativi a vuoto all'arco dei 6.75, quindi Pavia ha anche provato a speculare, anche se in questo caso c'è stata una dormita difensiva, ha comunque provato a speculare su questa situazione tattica. Firenze, insomma, è chiaro che Pavia non può pensare di portare a casa questa partita incassando 48 punti all'intervallo. Non è riuscita in difesa ad arginare la superiore fisicità di Firenze, ha concesso troppi tiri ad alta percentuale, troppi secondi tiri. Firenze sta tirando 16-23 da due punti e quindi è 48 punti nel basket odierno con 1-12 da tre punti, significa che da due punti davvero Firenze ha fatto letteralmente quello che ha voluto, quindi la dimostrazione che Pavia in difesa non sia riuscita a fare minimamente il solletico alla truppa gigliata. Prima di chiudere andiamo a dare un'occhiata ai fatturati individuali. Per la Vintera sono 2 di Fazioli, 7 di Manuelli, 4 di Crespi, 7 di Benedusi, 10 di Mascherpa, 2 di Del Vecchio, 3 di Torgano per quanto riguarda la All Food fiorentina, 5 di Berti, 3 di Udom, 12 di Cuccarolo, 6 di Bastone, 4 di Savoldelli, 12 anche per Touré, 4 di Banti e 2 di Genovese. Quindi Firenze che ha imposto sicuramente la superiore qualità del suo collettivo e in particolare è stata davvero trascinata da due giocatori come Cuccarolo e Touré. 12 a testa, hanno avuto tutta l'incidenza del mondo. Pavia sente la mancanza ovviamente di Capitan Di Bella, ma tant'è. È inutile piangere sul latte versato, su quelle che possono essere state delle decisioni piuttosto cervellotiche che hanno colpito la truppa pavese. Dal Parlavizza chiudiamo ribadendo il parziale a metà gara, Vintera sotto 35-48. Torniamo in collegamento dalla Parlavizza, stavamo analizzando anche un paio di cifre. Impossibile ovviamente concedere 28 punti nel secondo periodo a Firenze per cercare di ipotizzare di sfangarla. Stavamo guardando in particolare il dominio, l'impressione di dominio fisico che Firenze ha dato del pitturato. Firenze ha concesso 2 canestre dal campo ai lunghi di Pavia, una schiacciata di Del Vecchio e un canestro di Crespi. Spatti ancora inchiodato a quota zero. È chiaro che Pavia non può portare a casa la posta piena sperando solo esclusivamente nella vena degli esterni, deve riuscire a variare le tematiche, deve trovare anche della produzione interna cercando di andare comunque più decisa. Abbiamo visto lo sottolineavamo in precedenza, diversi canestri sbagliati di poco, diversi appoggi magari non sufficientemente decisi, qualche rimbalzo in attacco poi non convertito. È chiaro che sappiamo, Ricky Crespi paga dell'inesperienza e al confronto con dei giocatori che lo portano letteralmente a scuola da questo punto di vista, come Cuccarolo, come Diego Banti. Però Pavia deve, se vuol cercare di ritornare dentro la partita, deve sicuramente buttare il cuore oltre l'ostacolo, giocare con faccia tosta, con cattiveria. Purtroppo le notizie che arrivano dagli altri campi non sono particolarmente incoraggianti, visto che è perfetta parità, 40 pari a Montecatini, quindi Omegna che ancora non è riuscita a fare la differenza e quindi il margine che la Vinteras ha su Montecatini può drammaticamente assottigliarsi, quindi rendere davvero molto molto complicato il match di domenica prossima, anche in chiave play-out. Ma cerchiamo di essere positivi e quindi cerchiamo di vedere se Pavia riuscirà comunque a darsi una scossa dopo l'intervallo per tornare prima di tutto con la testa dentro questa partita. Palla alle mani di Giulio Mascherpa che attacca il cambio difensivo di Genovese, lo step back del Pavese che sbaglia, rimbalzo controllato da Cuccarolo. Pavia in difesa individuale, Berti attacca Mascherpa, va fino in fondo, il semigancio sbagliato dal capitano toscano, ma Pavia non controlla il rimbalzo. E anche in queste situazioni si vede che oggi è mancato qualcosa, anche davvero la palla vagante, il pallone sporco, Pavia non è mai riuscito a metterci probabilmente l'intensità adeguata. Rimessa in zona d'attacco per la All Food, la ricezione di Berti che va da Touré,
sulle tacche a lavorare contro Mascherpa, il tiro cadendo lì indietro, sbagliato, rimbalzo controllato da Spatti, Benedusi che si fa tutto il campo, pallone fuori per Torgano che rifiuta il tiro, va da Spatti, una finta, va dentro a schiacciare ed è fondamentale che Alessandro Spatti, che trova in questo momento i primi due punti del match, si dia una bella scossa. È un giocatore che la gara d'andata ne mise insieme 20, quindi è un giocatore che sicuramente può essere un fattore. Oggi Genovese sbaglia la soluzione da due punti, Pavia che va in attacco con 11 da recuperare, Benedusi una mezza idea di sparare, poi ribalta al lato per Mascherpa, palla per terra, attacca Touré che però recupera, Touré che è un difensore clamoroso, va da Spatti, Mascherpa, Spatti si arresta per Benedusi, l'extra pass per Manuelli, buona la circolazione, aperta la soluzione da tre punti per Torgano che però non la mette, 1-3 da tre punti per il giocatore di Segrate, tripla ben costruita che avrebbe meritato sicuramente miglior sorte. Ora palla nelle mani di Cuccarolo, Spatti che chiude la linea di fondo, Cuccarolo che va per il semigancio, rimbalzo d'attacco e va a realizzare ovviamente. Giocatore illegale a questi livelli quando arriva a due metri dal cristallo, 37-50 dice il tabellone via Treves, vanno in archivio i primi due giri di orologio in questo terzo periodo. Mascherpa che si muove in palleggio, costretto a forzare da tre punti, marcato da Touré, sbaglia, rimbalzo controllato da Genovese, palla nelle mani di Bastone, riesce a recuperare per Pavia, prova il raddoppio Torgano però il flottaggio difensivo, Cuccarolo che aveva piantato le tende in area, arbitri che fanno finta di non vedere nulla e Cuccarolo mette il 16° punto, quindi Firenze che torna comodo avanti. Ora c'è il fallo di Bastone, Baldiraghi che prova invano a sottolineare come i 2,22 di Cuccarolo avessero piantato la tenda nel cuore dell'area pitturata. Torgano si prende una soluzione dal palleggio, sbaglia anche questa, periodo di scarsissima ispirazione offensiva per il giocatore milanese. Genovese che prova a punire da tre punti sull'uscita di Spatti, sbaglia, ma via che deve trovare però il canestro. Spatti che va a attaccare Cuccarolo, lo aggira e va a realizzare, 4 per Spatti, Pavia che arriva a 39 in questo momento, 39-52, 7-15 per andare alla boa di Trecartiguara. Ora proviamo a seguire l'ultimo possesso, poi passeremo la palla al nostro collega di telecronaca. Berti va per Bastone che si gioca l'uno contro uno sfruttando la fisicità, c'è la buona difesa di Manuelli che intercetta, Pavia che può attaccare in sovrannumero, Benedusi aperto da tre punti, vediamo se va alla tripla, non va assolutamente, airball scagliato dal giocatore Pietraligure e se Pavia non punisce in queste situazioni è veramente grigia. Ricezione di Cuccarolo, fallo speso dalla difesa di casa e Firenze che davvero non perdona nessun tipo di esitazione dell'attacco pavese. Due tiri liberi per Gino Cuccarolo e andiamo da Fabio. Due tiri liberi per Cuccarolo. Pavia il suo primo fallo di squadra, 52-39, con Cuccarolo che avrà altre due tiri liberi a sua disposizione, sbaglia il primo, è stato quasi perfetto nella prima metà di gara, il numero 14 di Firenze che avrà una seconda opportunità a cronometro fermo che la sfrutta e la sfrutta con l'aiuto di Ferro e Tabellone. 17 di Gino Cuccarolo, 53-39, fallo di Berti sul palleggio di Manuelli, secondo fallo di Berti, ancora rimessa per affidata a Benedusi che non riesce però a trovare un ricevitore che arriva in questo momento ed è proprio Manuelli. Altro attacco per Pavia che dovrà tentare di ricucire il gap, Manuelli si nasconde dietro al blocco, sbaglia però la tripla, rimbalzo di Touré, contropiede di Berti e così però è tutto troppo facile. Ora Mascherpa a impostare lui proprio contro Touré, Mascherpa lo batte sul primo passo e fallo di Touré, saranno due i tiri liberi per Mascherpa che dovrà tentare di mettere sicuramente qualche punto per far sì che i suoi ritornino in partita. Ora due tiri liberi per Mascherpa, prima però il cambio, esce Touré. Touré che ha il suo terzo fallo, questa è una buona notizia per Pavia. Entra Savoldelli, ora Mascherpa avrà un difensore sicuramente meno ostico rispetto a Touré da affrontare.
sbaglia però il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, questa è sicuramente una notizia. Il secondo invece va a bersaglio, Mascheppa che ora si occupa proprio del nuovo entrato Savoldelli. Numero 9 porta la palla nella metà campo offensiva avversaria, imposta il gioco, aspetta l'uscita di Berti che non riceve, blocco di Genovese, ma Savoldelli chiude il palleggio, lo riapre ora grazie all'aiuto di Cuccarolo che poi blocca. Mascheppa, ottima difesa, però fallo di Mascheppa su Savoldelli. Secondo fallo di Mascheppa. Baldiraghi non è ancora d'accordo con la decisione degli arbitri, ma tant'è che Firenze avrà ancora la rimessa a disposizione con il cronometro riciclato ai 14 secondi. Blocco di Cuccarolo, su cui si stampa proprio Mascheppa. Palla sotto per Cuccarolo, ovviamente troppo facile. 19 per Cuccarolo. Emanuelli che adesso porta la palla nella metà campo offensiva avversaria. Fuori per Mascheppa, blocco di Torgano. Cambio accettato dalla difesa fiorentina, così come tutta la partita. Sbaglia però Mascheppa, rimbalzo di Torgano, la palla non ha toccato il ferro. Torgano che attacca proprio Cuccarolo sulla linea di fondo. Sbaglia però il tiro in reverse e contropiede primario per Berti, assist per Genovese. Sbaglia però l'appoggio a canestro, sembrava abbastanza semplice. Ora Manuelli che prova ad attaccare Berti, che ha il suo terzo fallo, anche lui dovrebbe essere il terzo fallo di Berti, ed è così, tre falli per Berti, tre per Banti e tre per Touré. Firenze che esaurisce il bonus a 5 dalla fine di questo terzo quarto. Torna in panchina Spatti, rientra Crespi. Spatti che aveva iniziato bene questo periodo con due ottime soluzioni, di cui una schiacciata. Esce Berti e rientra Udom. Ora Benedusi pronto alla rimessa. Esce Mascheppa che riceve in questo momento il blocco di Crespi. Passa Udom questa volta. Mascheppa in emergenza trova lo scarico per Manuelli, fuori ancora per Mascheppa che finta il tiro da tre punti, poi lo prende. Reclama un fallo che l'arbitro non fischia. E ora Savoldelli si schianta su Genovese, però poi lo scarico per Bastone è perfetto. Tripla di Bastone che sbaglia però ancora. E palla per Pavia. Cuccarolo si lamenta con gli arbitri, ma questa volta la rimessa è per Pavia. Paolo Napavia che adesso è sprofondata a meno 17 e non riesce fondamentalmente più a trovare soluzioni offensive. Intanto falla un attacco di Mascheppa. Dicevamo, Pavia non riesce più a trovare buone soluzioni offensive e in difesa Cuccarolo continua ad essere immarcabile. Sì, ora cambio obbligato di Baldiraghi dopo il fallo in attacco di Mascheppa, evidentemente frustrato. Mascheppa che ha provato a risolvere ma è drammaticamente troppo solo. Abbiamo visto Torgano avere dei tiri buoni, ma è proprio un momento in cui davvero non fa mai canestro. E nella nostra metà campo difensiva Cuccarolo ovviamente sta facendo il bello e il cattivo tempo. È chiaro che è dannatamente complicato riuscire a difendere, si rischia poi ovviamente di saltare delle rotazioni difensive, di concedere canestri semplici ai compagni. In questo momento Genovese è andato a trovare un canestro semplice, sono 40-59, quindi 19 per Firenze che sta gestendo il match in sostanziale scioltezza. Pavia che sta recitando assolutamente a soggetto. Mascheppa ha forzato qualche soluzione, ma Pavia non è riuscita a creare un gioco per farlo tirare comunque pulito. Ora Crespi sbaglia il semigancio. Firenze sta difendendo comunque bene. Ora Firenze sta facendo davvero la cosa più semplice del mondo. Lob a Cuccarolo sotto canestro, canestro o fallo, quindi terzo fallo. Esaurisce il bonus. Tema banale, ma davvero se Cuccarolo non avesse avuto i problemi fisici e che hanno costretto Nicolai a gestirlo, sarebbe stato probabilmente Firenze non sarebbe al terzo posto. Quindi in ottica playoff avere un Cuccarolo in salute può essere davvero una variabile tecnica clamorosa che Nicolai può giocarsi, perché un giocatore con queste caratteristiche a questi livelli è davvero illegale. 20 di vantaggio tondi tondi per Firenze con Cuccarolo in lunetta.
Ventello anche per Cuccarolo. Fazioli aperto in angolo, va a realizzare da tre punti dopo che Pavia non centrava il bersaglio pesante da una vita. 3-10 per la truppa di Baldiraghi, 43-60, ma davvero una montagna da scalare. Ora fallo di Torgano sulla partenza in palleggio di Genovese. Ora Pavia che si sente vessata dai signori piemontesi. Tiri liberi a disposizione di Genovese. Genovese che va a realizzare quinto punto per l'ex giocatore di Udine. Due in lunetta, Crespi che va a calamitare il rimbalzo difensivo, Benedusi che riparte, va a prendersi la percussione, va con il sottomano reverse, 9 per lui, 45-61, Pavia che prova di generosità. E ora c'è il fallo in attacco fischiato a Genovese che ha settato il blocco in movimento. Terzo fallo per Genovese, 3 per Berti, 3 per Banti e per Touré. Quanto riguarda la truppa fiorentina, per Pavia 3 di Mascherpa, 3 di Crespi, 3 anche per Marco Torgano. Ma Nicolai non ha certo problemi di profondità di roster. Va a sedersi Udom, torna Touré. Fazzoli marcato da Savoldelli. Torgano che senza ritmo spara tre punti e finalmente trova il canestro pesante, quindi mini parziale di 6-0 interno, 48-61 con queste due triple. Noi torniamo da Fabio. Cuccarolo per Savoldelli che sfrutta il blocco a sua volta di Cuccarolo, assist ancora per Cuccarolo che dopo aver sbagliato recupera anche il rimbalzo offensivo. 22 di uno straordinario Cuccarolo che ferma l'emorragia fiorentina. Benedusi ora a impostare, attacca proprio Touré che si è il francobollo a lui. Ora Manuelli contro, contro la marcatura di Genovese, lo proverà a attaccare in uno contro uno. Palleggia adesso tiro sbagliato, Crespi recupera l'imbalzo, è costretto a forzare Fazioli allo scalare dei 24, sbaglia però la conclusione anche lui. L'imbalzo di Berti che spinge sull'acceleratore, poi Savoldelli predica calma. Blocco proprio di Cuccarolo, anzi blocco di Genovese, doppio blocco che premia proprio Genovese. Fuori per Touré, ancora sotto la palla per Genovese, in uno contro uno contro Benedusi. Ottima difesa di Benedusi che però questa volta gli tocca il braccio e saranno due i tiri liberi per Genovese. Benedusi abbastanza ingenuo in questa situazione. Nel frattempo cambio per Firenze, rientra Banti e esce Cuccarolo. Banti ricordiamo con tre falli, rientra anche Del Vecchio, esce Crespi. 63-48 con due minuti ancora da giocare in questo terzo periodo. Genovese che realizza il primo dei due a sua disposizione, ne farà un altro per riportare i suoi e segna effettivamente anche il secondo, 65-48. Fazioli che chiama lo schema, riceve Torgano, scambia proprio con Fazioli. Fazioli che attacca in uno contro uno, ottima la virata, canestro e fallo. Grande canestro e grande iniziativa di Fazioli. 65-50, Genovese si lamenta perché sostiene di non aver toccato l'avversario. Comunque Genovese ha il suo quarto fallo e è costretto ad uscire. Rientra Bastone che di falli invece ne ha due. Fazzoli andrà comunque in lunetta con un tiro libero aggiuntivo che potrà portare a Pavia, riportare a Pavia a meno 14, sicuramente importante per chiudere bene questo terzo periodo. Fazzoli che non converte il gioco da tre punti. Rimangono 15 le lunghezze di svantaggio per i pavesi. Fazzoli marca proprio Savoldelli. Touré riceve palla in questo momento, uno contro uno con Manuelli. In fadeaway sbaglia però il tiro questa volta.
e Torcano che non riesce ancora una volta a controllare il rimbalzo. Netta superiorità rimbalzo da parte degli ospiti. In realtà 31 i rimbalzi comunque di Firenze, che è sicuramente in media con i 40 che ricordavamo in serie di presentazione. Touré, blocco di Banti, Touré ancora grande crossover per tentare di battere Emanuelli, scarico abbastanza complicato e canestro comunque di Banti che arriva a quota 8 punti segnati. Medusi ora ha accoppiato proprio avanti, prova ad attaccarlo in uno contro uno, virata, si trova sotto canestro, scarico per Torgano che batte il suo diretto avversario, scarico a sua volta per Fazzioli che prova un'altra tripla e un'altra realizzazione. Fazzioli, grande personalità in questo terzo periodo, sta provando a dare la scossa ai suoi, ma ancora meno 14. Zona per Pavia che diventa subito uomo. Torgano che ora è accoppiato a Banti, spalle a canestro, Banti prova a batterlo, scarico per Savoldelli che dovrà forzare perché mancano 3 secondi allo scadere. Long two che non va a bersaglio, Benedusi recupera il pallone e in contropiede, grande assist no look per Torgano, 67-55. Davvero ottima la percussione offensiva di Benedusi. E ora Pavia, e ora Firenze che avrà l'ultimo possesso con 12 secondi sul cronometro. Savoldelli per Berti, marcato da Fazzioli, prova il tiro da 3 punti, cortissimo, è un airball e finisce così la terza frazione. Pavia è riuscita con le unghie e con i denti a rimanere attaccata alla partita grazie a un ottimo Benedusi, ma soprattutto grazie alla verve realizzativa di un grande Fazzioli. Sì, Pavia deve provare a essere un po' più sporca, un po' più tosta dietro. In attacco, su due situazioni in cui si è aperto da 3 punti e prima ha trovato anche una penetrazione con fallo. Fazzioli che è stato comunque, ha preso buone iniziative, è arrivato in doppia cifra. Firenze è una squadra che comunque ti fa faticare molto in attacco, Pavia è riuscita a trovare dei buoni tiri quando è riuscita a correre, quindi è chiaro che si passa esclusivamente da lì. Pavia in metà campo ha fatto molta molta fatica per tutta la partita, ha fatto fatica ad andare in fondo ai giochi, ha trovato soluzioni forzate, è riuscita ad attaccare proficuamente solo quando la difesa toscana non si è schierata. Andiamo a dare un'occhiata ai fatturati individuali, segnaliamo che grazie al layup di Torgano Pavia chiude avanti questo terzo periodo, 20-19 il parziale. Torgano a quota 8, 4 di Crespi, 7 di Manuelli, 10 di Fazzioli, 9 di Benedusi, 4 di Spatti, 2 di Del Vecchio, 11 di Mascherpa. Per quanto riguarda All Food Firenze, 6 di Banti, 7 di Berti, 4 di Savoldelli, 12 di Touré, 6 di Bastone, 7 di Genovese, 3 di Udome, 22 di un illegale Gino Cuccarolo, che in questa partita ha fatto tutta la differenza del mondo. Pavia non è riuscita a arginarlo, Baldiraghi ci ha provato con quintetti di stazza, con Crespi, ma Cuccarolo lo ha sistematicamente portato al bar facendo valere la fisicità ma anche il mestiere, l'esperienza. Ora Nicolai gestisce la sua torre che rimane in panchina, riparte da Savoldelli, Touré, Berti, Bastone, Banti, quindi esattamente il medesimo starting five di inizio partita. Baldiraghi rimane con questo assetto ribassato, praticamente senza lunghi di ruolo, con Torgano e Del Vecchio. Vediamo se Pavia con questo tipo di conformazione fisica del quintetto riuscirà comunque ad essere più aggressiva nella metà campo difensiva. Seguiamo il primo possesso, Manuelli che prova ad andare aggressivo, va a spendere il fallo su Capitan Berti. Per Daniele Emanuelli è il secondo fallo, è il primo di squadra per Pavia. Sono 12 da recuperare per Pavia, che ovviamente deve darsi una scossa, provare a piazzare un break in questo inizio per prendere fiducia.
bastone marcato da Torgano, c'è il taglio di Berti contenuto da Manuelli, Savoldelli apre per Touré, va in palleggio, arresto e tiro, il fallo di Fazioli. Numero 33 Fazioli, è il secondo fallo. Valutazione. Fischio che è arrivato in ritardo. Touré in lunetta. Va a realizzare con l'ausilio del ferro il primo tiro libero. 13 di vantaggio per la truppa di Andrea Nicolai. 14 con il percorso netto. 14 per Momo Touré, altro gran protagonista del vantaggio fiorentino che sta maturando qui sul legno di Via Treves. Va nelle mani di Pippo Fazioli che chiama lo schema a pugno. Manuelli che si prende la corsia esterna, va all'appoggio e va a realizzare. Buona incursione di Manuelli, 9 per lui. È stato uno di quelli che comunque è andato al ferro con maggiore determinazione oggi, Manuelli. Ora Pavia deve necessariamente chiudere un paio di possessi in difesa per cercare di accorciare la forbice. Palla nelle mani di Bastone che lavora in palleggio, fuori da Banti, il consegnato per Berti, il cambio difensivo, palla per Touré aperto da tre punti che sbaglia. Torgano che lavora bene in taglia fuori, va a conquistare il rimbalzo. Il vecchio che supera la metà campo, consegna a Manuelli. Manuelli non ha mezza idea di attaccare Berti dal palleggio, poi torna sui suoi passi, la finta, il consegnato con Del Vecchio e questa volta Firenze si è presa una dormita difensiva. Nicolai che si arrabbia, chiama immediatamente il time out, Pavia che torna a meno 10 e noi che torniamo da Fabio. Sì, una Pavia tornata a meno 10 sicuramente con, come diceva Paolo, la grande intraprendenza di Manuelli, ma non solo, anche la grande intraprendenza di Fazioli. Nel frattempo abbiamo visto il manuale da del basket, Manuelli che come nel mini basket ha provato un dai e vai che è effettivamente riuscito con Torgano, due punti fondamentali per tornare, per far riportare Pavia a meno 10 con 8 minuti e 42, l'abbiamo detto, serviva una scossa e Pavia per adesso la scossa la sta avendo. Bisogna vedere se Firenze manterrà in panchina o meno, Nicolai manterrà in panchina o meno Cuccarolo. Cuccarolo che, come dicevamo prima, ha dato l'impressione ogni qualvolta si trovi sotto i tabelloni di poter dominare tranquillamente qualsiasi avversario gli si ponga contro. Cuccarolo che rimane in panchina. E allora Pavia che alza la difesa, prova ad attuare un pressing. Ora Berti ad impostare, marcato da Manuelli. Touré ora con la palla in mano, aspetta che Berti si posizioni in post basso, uno contro uno con Manuelli. Troppo facile questo appoggio di Banti. Ora Del Vecchio scambia con Manuelli che imposta l'azione. Uscita di Benedusi che non riceve, riceve in questo momento Torgano che si apre da tre punti, attacca in uno contro uno e ottiene due tiri liberi. Banti al suo quarto fallo, quattro falli per lui e quattro falli anche per Genovese. Touré e Berti rimangono a tre, dall'altra parte tre per Mascherpa e Crespi e tre anche per Torgano. Torgano che sbaglia però il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, va corto e sicuramente questo non è un buon segno per Pavia. Torgano che realizza il secondo, ma come dicevamo prima Nicolai ributta in campo Gino Cuccarolo, ha troppo bisogno del suo imponente centro. Cuccarolo che verrà marcato da Del Vecchio che gli rende diversi centimetri, diversi per usare un eufemismo. Ora Touré aspetta l'uscita di Savoldelli che riceve in questo momento. Berti aspetta a sua volta il blocco di Cuccarolo che si posiziona sotto canestro. Sbaglia però la tripla Berti che quest'oggi ha sparacchiato da oltre l'arco. Rimbalzo di Benedusi dopo il grande taglia fuori di Torgano. Benedusi che prova ad attaccare in uno contro uno Cuccarolo. Sbaglia però la tripla che va completamente lunga. C'è da dire che oggi Cuccarolo ha anche tenuto bene i piccoli di Pavia. Cuccarolo che riceve in questo momento contro Del Vecchio.
fallo clamoroso di Del Vecchio, che però si accusa subito del fallo, e sono due tiri liberi per Cuccarolo. Terzo fallo di squadra per Pavia. Terzo fallo di squadra per Pavia, uno solo per gli ospiti. Ospiti che sono tornati a meno a più 11 e che possono così rimpolpare il vantaggio con i due tiri liberi di Cuccarolo, che abbiamo visto essere dotato di mano educatissima, ed effettivamente lo dimostra in questa circostanza. Primo a bersaglio, ora avrà una seconda opportunità. Ancora 2 su 2 di Cuccarolo, che raggiunge quota 24, davvero oggi immarcabile. Fazioli chiama lo schema, aspetta l'uscita di Manuelli, che arriva in questo momento. Cambio con Cuccarolo, che si trova ancora contro Manuelli, lo punta, lo sfida, ancora in penetrazione con la mano mancina, sbaglia, rimbalza però di Del Vecchio, ottimo, e canestro e fallo di Del Vecchio, che ridà così linfa ai suoi. Secondo fallo di squadra di Firenze, fallo di Savoldelli, che tentava di recuperare il pallone, ma così facendo ha preso il braccio di Del Vecchio. Rientrano Spatti e Mascherpa, escono Torgano e Benedusi. Mascherpa serve sicuramente in queste occasioni per provare a recuperare lo svantaggio quando mancano 7 minuti alla fine della partita, quindi partita ancora lunghissima. Del Vecchio che realizza anche il tiro libero aggiuntivo, 5 punti per lui. Ora pressione di Fazioli, Bastione riceve contro Spatti, Cuccarolo tenuto lontano da canestro da Del Vecchio, consegna palla a Touré. Touré che ora aspetta il blocco di Cuccarolo, che arriva in questo momento, sfida Del Vecchio in uno contro uno. Palleggia adesso, tiro da 3 punti, questa volta completamente sbagliato, e infrazione anche di 24 per Pavia. Una difesa di Pavia che sta sicuramente adesso dando i suoi frutti, bisognerà vedere effettivamente cosa potranno fare i difensori di Pavia contro Cuccarolo. Nel frattempo fondamentale questa azione offensiva. Beh, chiaro che Pavia è tornata comunque in testa, con la testa dentro la partita, con un quintetto assolutamente atipico. Baldiraghi ha rinunciato lunghi di ruolo, ha giocato con Torgano e con Del Vecchio. Firenze deve essere ovviamente brava a leggere, in questo caso si è presa un tiro da 3 punti con Cuccarolo che era marcato da Manuelli, quindi è chiaro che sarà necessario ovviamente. Ora intanto 7 di Del Vecchio, che sta punendo ovviamente il mismatch allontanandosi da canestro, quindi altra buona giocata di Del Vecchio. Pavia che torna sotto la decina, e già questa è una notizia in questi ultimi 6 minuti. Chiaro che questo quintetto deve metterci grande intensità, deve metterci grande cuore. Ora la pressione di Del Vecchio, l'errore di Cuccarolo, la palla recuperata, la tripla importante che Fazioli sbaglia. Questa sarebbe stata importante per far esplodere il Paravizza e cercare di dare anche un aiuto emotivo alla squadra, che deve ovviamente produrre il massimo sforzo difensivo. Ora Savoldelli ha accoppiato Spatti, scarica in angolo da Berti, che mette una tripla pesantissima per Firenze, che può tornare oltre la decina, quindi 11 di vantaggio su questa tripla in angolo di Capitan Berti. Berti che, come dicevamo prima, aveva faticato in un poco da oltre l'arco, ma ora ha messo un macigno. E Manuelli che però adesso ancora in penetrazione segna, 13 per lui, 76 a 67. Manuelli che ora si deve occupare di Cuccarolo, che riceve troppo solo e troppo sotto, altri 2 punti per lui, 26 di Cuccarolo. Manuelli ora ad impostare, aspetta l'uscita di Spatti. Spatti che ancora contro Cuccarolo, fallo di Cuccarolo, e sono altri 2 tiri liberi per Pavia. Baldiraghi però chiama timeout. Timeout effettivamente che arriva di Baldiraghi. Ora saranno 2 i tiri liberi per Spatti, che dovrà
realizzarli entrambi per riportare Pavia sotto la doppia cifra di svantaggio quando mancano 5 minuti alla fine di questo ultimo e decisivo periodo. Pavia che è ritornata nel match dopo aver trovato ottime soluzioni offensive, ma come abbiamo detto sta facendo ancora una fatica pazzesca a limitare la fisicità dei suoi avversari. Tre falli per Pavia, tre falli anche per gli ospiti. Baldiraghi che probabilmente sta tentando di chiedere ai suoi di appunto limitare Cuccarolo, magari con qualche raddoppio, anche se abbiamo visto prima il raddoppio che è stato punito dalla tripla di Berti. Firenze però sta comunque continuando a tirare male da oltre l'arco. Nonostante questo ha fatto 78 punti, questo è sintomo di una grande prova di forza. Firenze ha tantissime armi a sua disposizione e oggi lo ha dimostrato, sapendo punire tutte le distrazioni difensive di Pavia. Ora Spatti segna il primo tiro libero. Solo Cotone per il numero 3 di Pavia, che avrà una seconda opportunità, cronometro fermo. 2 su 2 per lui, fondamentale. 6 punti per Spatti. Ora Pavia che dovrà difendere alla morte per tentare di recuperare il pallone. Touré marcato proprio da Benedusi, che è tornato in campo proprio per la fase difensiva. Manuelli che marca Berti, spalla canestro contro di lui. Berti, pallone improbabile per Cuccarolo che non riesce a controllare. Ora Mascherpa a spingere sull'acceleratore, aspetta il blocco di Del Vecchio, punta in uno contro uno il suo diretto avversario, scarico per Benedusi che non sa che fare del pallone. Ancora Del Vecchio in uno contro uno, scarico per Spatti. Ora qualcuno dovrà tirare, è proprio Spatti che però va corto. Pavia che non ha sfruttato al meglio questa azione offensiva. Savoldelli fuori per Genovese che prova la tripla, sbaglia anche questa conclusione. Manuelli si invola in contropiede, Mascherpa la tripla sbagliata e rimbalzo di Spatti, fondamentale. Mascherpa ha sbagliato una tripla che avrebbe fatto esplodere il Pallaravizza, ma Pavia sta effettivamente lottando. Quarto fallo di Savoldelli, azioni concitate del match. Spatti che andrà in lunetta con due tiri liberi. Ci sono due tiri liberi e sotto Spatti. Il primo va a bersaglio con l'aiuto di ferro e tabellone, si arrampica proprio sul ferro, tocca il tabellone e entra. Meno 8 che diventa meno 7. Spatti 2 su 2, 8 punti per lui. Ora il Pallaravizza è diventata una bolgia. Savoldelli fuori per Genovese, Berti ancora per Genovese che prova un'altra tripla, non la realizza e ottimo il tocco a rimbalzo di Del Vecchio. Ora Mascherpa con la palla del possibile meno 4. Spatti si fa largo, sotto canestro, ancora canestro, 78 a 73, meno 5. E Pavia che ora sta effettivamente giocando la sua miglior pallacanestro, anche perché ha trovato le contromisure difensive. Berti marcato da Manuelli, fuori per Savoldelli, marcato da Mascherpa, blocco di Cuccarolo. Mascherpa si stampa sul blocco ma ritorna in difesa. Ora non riusciamo a sentire neanche più la nostra voce. Manuelli al rimbalzo, vola in contropiede, però non riesce a realizzare nessun fallo ravvisato dagli arbitri. E Firenze in azione offensiva con Touré, scarico per Berti, ancora tripla, ancora canestro per Berti, seconda tripla incredibile, e tecnico per Manuelli che stava ancora protestando per il fallo precedente. Ora Pavia è tornata a meno 8 ed espulsione anche per Baldiraghi. Fallo tecnico
Baldiraghi che ricordiamo aveva già preso un tecnico in precedenza e ora viene espulso. Savoldelli adesso avrà due tiri liberi a sua disposizione, quindi teoricamente due sui due tecnici. Fallo tecnico a Daniele Morelli, fallo tecnico ed espulsione per Baldiraghi. 2:50 da giocare. Savoldelli che segna il primo tiro libero. Berti comunque con una tripla precedente dall'angolo davvero importantissima. Berti, Savoldelli 2 su 2, 4 punti per lui, oggi non ha sicuramente brillato ma fondamentale con questo 2 su 2. Ora Mascherpa supera la metà campo, blocco di Del Vecchio, Mascherpa in penetrazione e fallo fischiato a Genovese, quinto fallo per lui. Non vale il canestro di Mascherpa, esce Genovese, entra Bastone. Ora Pavia sarà costretta al fosso in finale sul meno 10. Sparte da questi due tiri liberi di Mascherpa. Fallo del numero 11 Genovese. Ancora qualche istante. Arbitri che consegnano, non consegnano ancora il pallone, lo consegnano in questo momento. Mascherpa due opportunità a cronometro fermo, il primo va a bersaglio, ne avrà un altro a sua disposizione, sbaglia però il secondo che va a lungo. Mascherpa rimane a quota 12, 83 a 74. Berti marcato da Manuelli che ora difende e come se difende. Del Vecchio che si occupa ancora di Cuccarolo, blocco dello stesso Cuccarolo e fallo in attacco però di Cuccarolo. Ottima giocata difensiva di Mascherpa. 2:24 da giocare, sempre meno 9 per Pavia. Esce Del Vecchio, rientra Torgano per provare a trovare anche soluzioni da oltre l'arco che in questo momento sarebbero fondamentali per Pavia. Rientra Banti, esce Cuccarolo. Cuccarolo che non ha problemi di falli ma che in questo finale non è riuscito ad incidere per ora. Mascherpa ora ad impostare, marcato ancora sempre da Touré. Manuelli aspetta il blocco di Spatti, lo sfrutta in questo momento, non crea vantaggio, marcato da Banti però scarico per Torgano, la tripla di Torgano sbagliata, rimbalzo però di Mascherpa provvidenziale e due tiri liberi. Ottima giocata di Mascherpa. Fallo del numero 9 Savoldelli, quinto fallo di Savoldelli che è costretto anche lui a uscire dalla partita. Entra Drocker e altri due tiri liberi per Mascherpa che dovrà fare sicuramente un 2 su 2. Cortissimo però il primo dei due tiri liberi. È strano perché Giulio è sicuramente tiratore affidabile. Perfetto il secondo, 13 per lui e meno 8. 2 minuti che mancano alla fine di questo match. Pavia tenta di rimanere attaccata, ora Touré sul blocco di Banti tenta di sfruttarlo, ancora Touré marcato da Benedusi, ottimo scivolamento difensivo. Touré che tenta un tiro improbabile e Mascherpa che recupera il rimbalzo, aspetta Benedusi. Benedusi che batte sul primo palleggio il diretto avversario, tripla di Manuelli che non va a bersaglio e questa è sicuramente una tripla sbagliata che fa male per Pavia. Berti supera la metà campo offensiva, ancora pallone per lui, raddoppio di Pavia. Touré ora aspetta il blocco di Banti, ancora Touré che lo ritrova sotto canestro, sbaglia però il semigancio. Ora palla ancora a Mascherpa che deve affrettare sicuramente i tempi, blocco di Spatti, Mascherpa attacca in uno contro uno, palla però recuperata da Touré e quindi ora con 1 minuto da giocare sembra finita. Berti marcato proprio da Mascherpa che commette il suo quarto fallo.
ora meno 8 per Pavia, che però time out per coach Baudino, che appunto deve sostituire l'espulso Baldiraghi. Pavia che ha un minuto soltanto per provare a superare o quantomeno pareggiare il punteggio, e Firenze che invece al contrario ora ha un'occasione d'oro, cioè due tiri liberi. Firenze che in questo finale ha fatto grande fatica, soprattutto perché Cuccarolo non è riuscito più a trovare la via del canestro, però Berti ha messo con le due triple dagli angoli probabilmente il punto esclamativo su questa vittoria fiorentina. Berti sicuramente un super giocatore, un protagonista assoluto in questo campionato. Firenze sì, in attacco si è un po' persa nel momento in cui Pavia è riuscita a fare un po' di rumba. Il rammarico è che questo tipo di aggressività, questo tipo di difesa senza respiro, Pavia avrebbe dovuto provare a mostrarcelo in precedenza. Pavia ha giocato troppo pulita, troppo quasi timorosa in difesa, al netto delle situazioni di mille mismatch fisici presenti, perché è chiaro che Firenze è una squadra anche qua, un assetto complicato da arginare, però appunto forse è chiaro che la scossa emotiva del mancato fallo su Manuelli, davvero clamoroso, che poi ha fatto saltare i nervi a Manuelli prima e a Baldiraghi poi, è chiaro che su quell'episodio poi si è girato il potenziale, è girato il potenziale rientro pavese. Ora Firenze, a meno di sconquassi, crediamo sia una squadra sufficientemente esperta per gestire il finale. Ora 2-2 di Berti, che è il killer silenzioso, che riporta Firenze a 10 di vantaggio con 55 secondi sul cronometro. La Torgano che va a attaccare il ferro sbaglia in traffico e il serrate finale di Pavia è finito praticamente qui. Quindi Firenze sbanca il Paralavizza con merito, ovviamente dobbiamo dire, al netto di quelle che possono essere le recriminazioni per una prestazione arbitrale sicuramente poco convincente. Però Firenze vince con assoluto merito, ha scavato una forbice importante nel terzo periodo e comunque ha avuto, diciamo, una supremazia territoriale piuttosto marcata nei primi due quarti. Quindi l'unica notizia positiva di giornata è che Omegna ha sbancato il campo di Montecatini e che quindi Pavia comunque mantiene 4 lunghezze di margine con rispetto ai termali, e che verranno qui domenica prossima. Pavia avrà la possibilità nello scontro diretto di evitare i play out e da questa serata ormai invece archivia le residue speranze di agganciare la post season migliore, cioè quella che significa playoff. Quinto fallo per Giulio Mascherpa, bastone va in lunetta, 26 secondi, quindi la chiosa è questa. Appuntamento è per il prossimo match interno domenica prossima contro Montecatini, sarà un vero e proprio spareggio, perché Montecatini ci si giocherà davvero tutto per cercare di tornare vicino a Pavia e giocarsi quindi le residue speranze di evitare i play out. Ora Spatti che va all'appoggio, Torgano rimbalzo, va a realizzare. Pavia che rimane assestata sulle 10 lunghezze di margine, 77-87. Firenze che riesce a superare la pressione difensiva di Pavia e quindi dal Paralavizza chiudiamo con mestizia questo match. Comunque un match molto complicato, Pavia ha affrontato una squadra di assoluto valore, una squadra che, lo abbiamo già sottolineato, se probabilmente avesse potuto disporre di questo Cuccarolo per tutta la regular season avrebbe classifica addirittura migliore. Nicolai ha un roster comunque di gran qualità, di estrema profondità, è un giocatore di 2,22 che a questi livelli è davvero una arma illegale. Si chiude qui Spatti con l'ultimo pallone, va a realizzare da 3 punti di tabella, quindi Pavia che ricuce 80-89. Il finale è 13 di Spatti, 12 di Torgano, 13 Manuelli, 10 di Fazioli, 9 di Benedusi, 6 di Del Vecchio, 4 di Crespi, 13 di Mascherpa.
Per Firenze sono 8 di Banti, 6 di Bastone, 2 di Drocker, 16 di Touré, 15 di Berti, 6 di Savoldelli, 7 di Genovese, 3 di Udum e 26 di Cuccarolo. Dal Panaravizza di Pavia è tutto. La buona serata da Paolo Rappoccio e anche da Fabio Sacchi. Ci risentiamo domenica prossima.